Alfonso Ferraioli, questa sera si aggiunge un nuovo tassello ad un percorso di impegno sociale, di impegno etico e morale, fatto anche di attesa, di sofferenza e di tanta bellezza. La bellezza che viene raccontata questa sera nella Via Crucis che raccoglie il percorso che poi porta alla donazione degli organi, un atto di generosità estrema. Sì, è un pochettino da mesi che parlavamo di questa Via Crucis. Finalmente stasera è il momento opportuno per presentarla. Una Via Crucis è un altro tassello che proviene dal libro Il Dono. Il Dono sta sviluppando tanto, ha sviluppato uno spettacolo teatrale che tu ben conosci. Adesso è il momento di questa Via Crucis. Via Crucis perché? Perché, ecco, l'attesa della famosa telefonata, della telefonata in cui ti annuncia che c'è un organo che può essere destinato a te. Ecco, quell'attesa noi la possiamo quasi paragonarla a una via crucis, perché è una vera e propria via crucis. Quell'attesa che ti rode dentro, quell'attesa particolare. Poi c'è la rinascita, la telefonata. È con quella telefonata che è l'inizio della rinascita, ecco, del risorgere a nuova vita, come il Signore, e così possiamo dire anche nel nostro caso, nel caso di noi trapiantati, nel caso di chi è in attesa, appunto. Una testimonianza forte di fede, di speranza e di un credo radicato anche rispetto al territorio nel quale vivi ed operi. Certo, sì, ma ognuno a proprio modo, per carità, la fede, il credere nelle cose, il credere nel positivo, il credere è importante, è una terapia, è una vera e propria terapia, la forza di stare lì, ecco, di combattere per la vita. Il Dono, uno spettacolo teatrale tra musica, danza e recitazione dal titolo Tu la doneresti la felicità e adesso la Via Crucis sulla Via del Dono
E dopo cosa ci sarà? Non lo so, sicuramente ci sarà una canzone, sicuramente arriverà anche questo. Poi tu lo sai, un po' come mi conosci, io all'improvviso magari quelle mattine che non posso dormire mi sveglio e incomincio a frullare qualcosa e così parte qualcosa. Però adesso io penso di fermarci un attimo su queste tre cose e andare a fondo, andare nella divulgazione, ecco, andare nel far conoscere la problematica, ecco, un pochettino il nostro slogan è parliamone, perché di queste cose ne dobbiamo parlare, è assolutamente necessario parlare, informare, conoscere, è importante. Così come è importante in questo momento la scelta in comune, la scelta che si può fare nel momento del rinnovo di una tessera d'identità. Veramente molto importante, però se non si conosce, ecco, se non se ne parla, si arriva lì all'ufficio anagrafi, ti fanno la domanda, aderisci o meno tu non lo sai, resti lì impalato, magari non riesci. Ecco, cioè è importante parlarne e tutte le occasioni sono buone. Questa Via Crucis, la via del dono, è importante anche per questo. Questa sera presentiamo un lavoro che vuole sensibilizzare sulla donazione degli organi, un gesto di grandissima generosità al quale vengono chiamati soprattutto i cristiani, perché anche il nostro credo ci chiama a questo atto di carità e di amore verso il prossimo. Lei ha curato la parte spirituale, quindi anche i testi che accompagnano il lettore in questa Via Crucis davvero speciale, che parte da una storia vera, quella di Alfonso Ferraioli, che si fa testimone, testimone del suo tempo e testimone di questo grande gesto d'amore che lui ha ricevuto. Ho accolto volentieri questo invito a collaborare con la Via Crucis insieme ad Alfonso, che conosco ormai da parecchi anni. Ho vissuto la sua esperienza in prima persona, gli sono stato vicino. E dopo il libro che lui ha pubblicato, lo spettacolo teatrale che sta girando ancora oggi, la Via Crucis credo che raggiunge la vetta più alta di questa esperienza di preghiera, ecco, perché anche il catechismo della Chiesa Cattolica ci ricorda che la donazione degli organi è un atto nobile e meritorio da incoraggiare per una giusta manifestazione di generosa solidarietà. E quindi, essendo un atto nobile, noi cristiani siamo invitati a, qualora ce ne fossero le condizioni, a donare parte di noi, così come Cristo stesso ci ha insegnato a fare, in fondo. Ha donato tutta la sua vita per ciascuno di noi. 10 stazioni che rappresentano un po' le tappe, questo percorso fatto sicuramente di dolore, fatto di sofferenza, ma anche di questo desiderio forte dell'attesa, della speranza e poi della rinascita a nuova vita. Certo, la Via Crucis è la via di Cristo, ma è la via anche di tutti quanti noi. Nella Via Crucis ci siamo tutti noi che trascorriamo questa vita, questa esperienza sulla terra, fatta a volte di imprevisti, di cadute, di ricadute, ma che per noi cristiani ci portano sempre a rialzarci e a risorgere, soprattutto interiormente. Sicuramente è il momento, come diceva lei, più alto e il culmine che ci rende il più vicino possibile al Cristo in questo nostro desiderio di aspirazione alla santità alla quale tutti veniamo chiamati. Sì, Dio stesso ha detto che è possibile diventare santi, anzi, è quasi un dovere di tutti, siate santi, lo dice Dio stesso, quindi se lo dice Lui che ci ha creati e ci conosce bene, vuol dire che è possibile. Angela Vitale ha conosciuto Alfonso qualche tempo fa, ha condiviso con lui un percorso fatto di rappresentazioni teatrali, quindi anche di amore per il teatro. Sul palcoscenico si mettono in campo tante emozioni, ma soprattutto si mette in gioco se stessi. Alfonso Ferraioli lo ha fatto
e continua a farlo. Attraverso quest'ultimo suo preziosissimo contributo, al quale lei ha dato manforte curando alcuni testi e la parte laica di questa Via Crucis. Sì, ho curato la parte laica, fondamentalmente è stato l'introduzione, l'input, no? Che si dà a questa pubblicazione, a questo libretto. Tutto nasce quindi dalla conoscenza con Alfonso, dal suo impegno altamente sociale, no? In questi temi così forti, e dall'ammirazione per Alfonso, ma soprattutto dalla mia... dal mio essere cristiana, dalla mia continua ricerca personale, proprio attraverso la Via Crucis, del senso della vita. Posso risultare un poco filosofica, ma non lo sono. È quello che penso. Nel mio cammino personale utilizzo, lasciatemi questo termine, la Via Crucis proprio per questo, per trovare un senso alla vita, ma soprattutto alla vita che è fatta di dolore, di malattia. E abbinarlo al tema donazione organi penso che sia il punto più alto, proprio perché tutto il dolore, la morte di Gesù è lo stesso dolore e poi anche la stessa morte dell'ammalato, di chi è in dialisi, di chi è in attesa di trapianto, però poi tutta la gioia, la speranza della resurrezione è la stessa gioia, la stessa speranza di chi riceve. Ma nel caso del donatore e del ricevente è doppia gioia, perché c'è gioia nel donare, ma c'è gioia soprattutto nel ricevere, in più ricevono più persone. Questo più o meno è stato il mio contributo. Ovviamente Don Raffaele ha fatto la parte grossa, ma io sono stata comunque felice di collaborare. Posso dire che mi sono proposta io però, perché subito io quando ho letto il dono, già diceva ad Alfonso, è una Via Crucis, cioè non immaginavo, perché fortunatamente non avevo conoscenza del percorso doloroso che ogni ammalato deve comunque seguire prima di arrivare alla risurrezione, che sembrerà strano dirlo, una risurrezione che passa attraverso la morte del donatore e la risurrezione di chi riceve l'organo. Sì, ma soprattutto io proprio in questi giorni riflettevo su una cosa, che la morte del donatore sì, ma chi ha donato resta in qualche modo in vita, perché per noi cristiani corpo, spirito, anima è un tutt'uno, quindi donare parte è rimanere in vita. Mia riflessione molto personale, non so neanche se abbia delle fondamenta teologiche, come dire,